Dardust sarà ospite durante la prima semifinale della 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Produttore tra i più richiesti del momento, il musicista si esibirà proprio il 10 maggio, la serata che sarà aperta da Diodato. Ad accompagnare sul palco l'artista, al secolo Dario Faini, il DJ producer Benny Benassi e Sophie and the Giants, con la partecipazione della direttrice d'orchestra Silvia Catasta. Il concertone del 1 maggio di Roma torna in piazza San Giovanni dopo 2 anni di stop per l'emergenza coronavirus e lo fa con una line-up che fotografia perfetta della scena musicale di oggi. Ad animare la manifestazione promossa da CGIL e CISL e UIL ci saranno tra gli altri Carmen Consoli, Ariete, Poets, la rappresentante di lista e Rancore. E per la prima volta nella sua carriera arriva sul palco del concertone Marco Mengoni. Presentato da Ambrangiolini, l'evento è in programma dalle 15.30 a mezzanotte e andrà in onda su Rai 3, Rai Radio 2 e Rai Play. In occasione dell'uscita del nuovo film Marvel, Doctor Strange nel multiverso della follia, in sala dal 4 maggio, è in arrivo a Milano la Marvel Multiverse Experience. Per la prima volta in Italia, i fan potranno vivere un percorso immersivo di circa 30 minuti attraverso delle stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film. La Marvel Multiverse Experience sarà aperta al pubblico dal 4 all'8 maggio. È online il trailer della stagione finale di Summertime. La serie originale italiana targata Netflix arriverà sulla piattaforma il 4 maggio e sarà divisa in 8 puntate. Le nuove avventure di Summer, Ale, Sofia, Edo e Dario saranno scandite dalle note del singolo Scossa di San Giovanni. Al cast delle prime 2 stagioni si uniscono anche Cristiano Caccamo, Stefano Rossi Giordani, Emilia Scarpati Fanetti e Ludovica Ciaschetti. L'amore, la nostalgia, il fallimento, i sogni e la paura, ma anche le emozioni forti, l'indifferenza, il riscatto e la musica. Sono questi gli ingredienti di Sulle Nuvole, il primo film di Tommaso Paradiso. In sala per 3 giorni, dal 26 al 28 aprile, la pellicola segue Nick Vega, interpretato da Marco Cocci, musicista in crisi che decide di tornare dal suo vecchio amore Francesca, interpretata da Barbara Ronchi, irrompendo così nella sua vita serena e felice. Nel cast anche alcune star della musica italiana, come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max Pezzali e Franco 126.